La parte sportiva è stata una mia devozione, quanto né De Giovanni né mio fratello Francesco erano in grado di seguire la parte sportiva, in quanto non erano uomini di sport. L'Atletica di M nacque perché ero amico con Pietro Melandri, grande sportivo di Lucco, anche giocatore del Baracca, e praticamente aveva fondato l'Atletica Lughese e ci convince a dargli una mano e fondammo l'Atletica DM, che esiste ancora tutt'oggi, e all'epoca a livello locale ebbe un richiamo molto forte e anche una bella pubblicità, perché l'Atletica Leggera è uno sport pulito, uno sport puro. Il rapporto col territorio per DM è sempre stato molto importante, oltre per quanto riguarda l'immagine aziendale, attraverso le sponsorizzazioni o attraverso le passioni come la scuderia DM e l'Atletica DM. Fin dagli anni 80 abbiamo creato un trofeo in memoria del socio defunto nel 79, Gianfranco De Giovanni. Questo trofeo rappresenta un legame forte col territorio, perché coinvolge tutte le scuole medie del comprensorio della Bassa Romagna, quindi parliamo di circa 100.000 abitanti. Partecipano a queste competizioni di atletica leggera tutti gli studenti delle classi prime, seconde e terze. In alcuni anni siamo arrivati anche più di 1.000 studenti nelle tre giornate complessive. Anch'io ho fatto il Trofeo De Giovanni, tanti amici hanno fatto il Trofeo De Giovanni, e crediamo che questa sia una cultura da diffondere nei giovani, il fatto del mondo dello sport che poi crea cultura e determinazione nelle persone che poi dopo affronteranno più avanti il mondo del lavoro. Dalla morte di Alfredo, mio fratello, nel 1998 abbiamo istituito anche il Memorial Alfredo Melandri all'interno della manifestazione, e consiste in una borsa di studio che premia il risultato scolastico combinato al risultato sportivo. Anche questa è stata una bella idea sviluppata insieme agli organizzatori del Trofeo De Giovanni, che ha portato ulteriori stimoli, ulteriori motivazioni che gli stessi professori hanno visto nell'ambito degli istituti delle scuole medie. Dopo ho cominciato a seguire il calcio locale, il Baracca Lugo era una città nota in tutta Italia, quindi valeva anche la pena seguirla decentemente come abbiamo fatto. E sono stati 4 anni dove abbiamo fatto 4 promozioni consecutive. Eravamo in prima divisione, dalla prima divisione siamo saliti in promozione e poi siamo saliti in quarta serie, poi siamo saliti in C2 e poi dalla C2 alla C1. Gli ultimi 3 anni grazie ad Alberto Zaccheroni, che era un allenatore di Cesenatico, lo portammo a Lugo e con lui facevamo 3 promozioni più difficili, quelle della C1, la C2 e la quarta serie. Quindi state anni molto impegnativi, comunque, molto impegnativi, perché come nel lavoro, anche nello sport, se ci sei si vede, se non ci sei non si vede. Poi con Minardi, con Giancarlo, ho una buona amicizia, facciamo una sponsorizzazione sulla sua macchina, che lui faceva la Formula 2 e poi dopo faceva la Formula 1, e quindi dopo la chiusura delle moto seguimmo quelle sponsorizzazioni. Lo sport abbinato all'attività, secondo me, se fatta bene, crea un'immagine dell'azienda completamente differente. Alfredo aveva la passione delle moto, io gli imposi di correre in auto, quindi
attraverso Giancarlo Minardi riuscì a introdurre Alfredo nella competizione delle auto. Credo che sia stato il mio tragico errore, perché credevo più pericoloso la moto, invece per Alfredo è stato più pericoloso l'auto. Questo purtroppo è quello che è successo. Comunque Alfredo era portato molto, aveva dato dei risultati soddisfacenti e quindi andava seguito in maniera professionale, diciamo così. Poi dopo ci fu l'incidente Mugello in prova e lì crolla il mondo.